Buongiorno a tutti, sono Daniele Piccione. Per l'Università di Messina presentiamo il sistema informativo a supporto del ciclo della performance. Il 2013 è stato per l'Università di Messina un anno decisamente importante, nel quale sono state innestate le marce più alte per poter intraprendere il lungo percorso che sta dietro all'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance. Il cambio della governance ha sicuramente giovato e, anche se non è presente, il direttore generale è stato fondamentale per poter attuare tutti i cambiamenti che erano già in programma. In questa sede presentiamo il sistema informativo che il dottor Uccello ha elaborato, ideato, realizzato presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e che già la CiVIT ha valutato come una best practice. Grazie agli sforzi del gruppo di lavoro composto dall'ingegnere Savasta, dalla dottoressa Sturgnolo e in particolare dal dottor Mangano, siamo riusciti, a nostro avviso, a migliorare quella che era già ritenuta un'esperienza utile anche per altri atenei, che era stata vista come punto di riferimento per altri atenei. L'utilizzo del sistema informativo a supporto del complesso sistema della performance e del processo di valutazione che adesso è annesso può portare dei benefici di natura organizzativa sia con riferimento alla semplificazione del processo, favorendo il coinvolgimento del personale che lo va a utilizzare. E inoltre, attraverso questo strumento è possibile analizzare l'andamento storico degli indicatori e presentare in modo sintetico ed analitico allo stesso tempo le informazioni di cui abbiamo necessità. Lo strumento è pensato in modo da supportare tutti gli attori coinvolti nelle diverse fasi del processo, da noi che ci occupiamo della gestione del ciclo, alla dirigenza, a tutto il personale coinvolto, e praticamente serve ad elaborare, assegnare, approvare gli obiettivi. Supporta sia nella veste di valutati che di valutatori tutti gli attori coinvolti. E un elemento molto importante è quello che si integra con le procedure informatiche già a nostra disposizione, come quella contabile o quella di gestione del personale. Ma adesso lascio la parola al dottor Uccello, che vi farà vedere praticamente come funziona. Buongiorno a tutti. Allora, l'idea era quella di realizzare un sistema, un'applicazione semplice, intuitiva e totalmente integrata. Per farlo abbiamo pensato di utilizzare delle interfacce che in qualche modo riuscissero a guidare l'utente nella compilazione delle varie schermate, delle varie informazioni richieste, e per questo abbiamo ideato un'applicazione web. Il prototipo di Reggio è stato sicuramente migliorato all'interno dell'Università di Messina, ma di fatto l'applicazione è in continua evoluzione. Le versioni si succedono una dopo l'altra e si arricchiscono di ulteriori funzionalità. Ora, per far vedere come funziona di fatto lo strumento, abbiamo pensato a una cosa che evita in qualche modo la difficoltà di una connessione internet e quindi di tutti quei problemi che si innescano di solito nelle presentazioni. Abbiamo pensato di fare un video della simulazione dell'applicazione e di far vedere come il sistema di fatto accompagna gli utenti all'interno dell'intero ciclo di gestione della performance, dalla definizione degli obiettivi all'inserimento delle attività fino al completamento del piano della performance e al monitoraggio continuo di tutte le attività che si succedono. Il primo video quindi tratterà essenzialmente della gestione degli obiettivi, cioè cosa bisogna fare all'inizio dell'avvio del piano della performance. Anche questa fase è in ulteriore modifica, perché abbiamo pensato di fare una sorta di concertazione di obiettivi tra i vari soggetti coinvolti. Allora, nell'applicazione clicchiamo subito su gestione obiettivi e, selezionando uno degli obiettivi strategici, per esempio la linea innovazione dell'organizzazione, possiamo vedere tutti gli obiettivi strategici collegati all'innovazione dell'organizzazione e, cliccando su aggiungi obiettivi operativi, inserire un nuovo obiettivo operativo. Tramite un'interfaccia molto semplice inseriamo la descrizione, è possibile aggiungere delle note, questo avverrà in quasi tutte le maschere, e attribuire un peso all'obiettivo con valori che abbiamo definito da 1 a 5. Ovviamente tutte queste informazioni possono essere personalizzate. Abbiamo pensato per esempio in serie dematerializzazione delle pratiche legali come obiettivo di esempio. Salviamo l'obiettivo,
l'applicazione ci dice che è stato inserito correttamente, andiamo in basso e vediamo che è stato inserito nell'elenco degli obiettivi operativi. A questo punto si va in modifica e si assegna l'obiettivo ad un responsabile. L'elenco del personale della struttura è subito presentato all'interno dell'applicazione, è possibile ricercare per nome e cognome e trovare subito la persona a cui dobbiamo assegnare l'obiettivo. In questo caso sono io, l'esempio. Quindi ho assegnato l'obiettivo a Riccardo Uccello. A questo punto all'obiettivo possiamo assegnare degli indicatori. Troviamo l'elenco di tutti gli indicatori disponibili in archivio, ne selezioniamo uno, anche in questo caso la ricerca può avvenire per nome, descrizione, tipologia, note. Il sistema cerca all'interno del database secondo la chiave di ricerca inserita. Cerchiamo in un altro modo, ad esempio con area legale, e troviamo tutti gli indicatori suggeriti dal sistema per l'area procedure legali. Assegniamo l'indicatore numero di istruttorie nei tempi previsti e a questo punto dobbiamo definire i parametri degli indicatori. Troviamo già compilate tutte le informazioni presenti all'interno degli archivi e diamo una baseline, in questo caso non definita perché potrebbe essere la prima volta che lo misuriamo, e un target di riferimento all'indicatore, per esempio l'80% delle pratiche completate alla fine del piano delle performance. A questo punto abbiamo creato l'obiettivo, assegnato al responsabile, lo possiamo inviare insieme a tutte le informazioni che abbiamo inserito direttamente al responsabile per l'accettazione. Questa è la prima fase, diciamo, dell'avvio del piano della performance. Come dicevo, nella successiva release sarà possibile concertare gli obiettivi, quindi proporli, no, come responsabili, e alla fine vedere di definirli successivamente e accettarli in una fase, diciamo, che non è questa che abbiamo visto adesso. Nel prossimo video vedremo la parte di gestione delle attività, quindi in qualche modo il responsabile accetta l'obiettivo, inserisce, quindi declina l'obiettivo in attività e si dà di fatto e assegna a ciascuna attività una o più risorse umane. In questo modo, in qualche modo, risolviamo una delle criticità che ho visto prima elencate dalla dottoressa De Magistris, cioè il fatto di collegare l'obiettivo alle risorse umane dell'organizzazione, attribuendone anche una percentuale di impegno della singola risorsa umana. Quindi il video 2 presenterà la parte di gestione delle attività. Ritorniamo dall'inizio. Ok, allora a questo punto il responsabile vede che è stato assegnato un obiettivo in attesa di accettazione, viene visualizzato e il sistema presenta una maschera in cui è possibile accettare o rifiutare l'obiettivo. Cliccando sul pulsante verde si accetta l'obiettivo con tutte le informazioni che già sono state trasferite e si procede alla fase di inserimento delle attività. Molto semplice, si clicca su nuova attività, si seleziona una data di inizio, anche in questo caso il sistema guida tramite un calendario per cui è impossibile sbagliare anche nella formattazione della data, si inserisce la data di fine, si inserisce la descrizione dell'attività, nel nostro caso di esempio abbiamo pensato analisi delle pratiche da gestire, un'eventuale nota e quindi si salva l'attività. Si possono inserire tantissime attività quanto se ne vuole e si può assegnare, come dicevo, all'attività una o più risorse umane con una percentuale indicativa di impegno. Vedremo poi che la percentuale varia in funzione dell'impegno già attribuito nelle precedenti attività, quindi in qualche modo c'è un controllo della percentuale complessiva che non deve superare il 100%. Inseriamo un'altra attività come esempio, selezionando una data di inizio, una data di fine, per esempio la scansione delle pratiche legali. Anche in questo caso possiamo inserire una nota, scansionare le pratiche selezionate e salviamo l'attività. Abbiamo visto, vediamo subito il Gantt proposto per le attività che devono essere in qualche modo, ve lo faccio rivedere, andando un attimo indietro.
E questo è il Gantt delle attività che abbiamo inserito precedentemente, con l'indicazione di inizio e fine evidenziata con dei colori che in qualche modo danno subito l'idea di quante attività dobbiamo gestire all'interno di questo obiettivo, con le risorse umane collegate alle diverse attività. Continuiamo con la parte di inserimento attività. Questa è la scheda complessiva dell'obiettivo operativo inserito. E adesso diciamo il piano è pronto per essere avviato, per essere messo diciamo in fase di produzione. La fase successiva è quella del monitoraggio, ovvero diciamo periodicamente si può fare una verifica dello stato di avanzamento delle attività e verificare se ci sono eventuali criticità. Quindi quello che adesso farò vedere è essenzialmente come è possibile interagire col sistema, quindi ogni singolo responsabile della struttura, come può inserire fasi di monitoraggio periodiche e dare riscontro di quello che sta di fatto realizzando all'interno della propria struttura organizzativa. Ok, è partita la presentazione. Quindi il sistema mi notifica che ho delle attività di monitoraggio da effettuare, e anche questi gli alert guidano in qualche modo le attività che devono essere compiute all'interno del piano delle performance. Vedo che posso inserire un'attività di monitoraggio per un obiettivo, clicco a questo punto su una delle attività che ho inserito per l'obiettivo e inserisco una percentuale di completamento dell'attività, indicando eventualmente una nota che possa in qualche modo diciamo spiegare meglio cosa è stato fatto o cosa non è stato fatto e per quale motivo. Viene memorizzata ovviamente la data di monitoraggio, perché questo in qualche modo può essere poi analizzato nella fase di consultazione dei cruscotti operativi e direzionali. Salvo il monitoraggio, vedo subito nella barra di stato di avanzamento ciò che è stato inserito, provo a inserirne un'altra per l'altra attività dell'obiettivo. Come vedete ci sono tutte le indicazioni presenti sempre nella scheda dell'obiettivo, clicco quindi sull'attività, inserisco un monitoraggio indicando una percentuale di completamento ed una nota che in qualche modo accompagna sempre l'azione di monitoraggio. Ok. Abbiamo scansionato una parte delle pratiche previste e per mancanza di personale, di risorse umane disponibili, ci siamo dovuti fermare. Tutte queste informazioni possono far parte, anzi faranno parte, della reportistica finale dell'applicazione e quindi della compilazione della relazione della performance, per cui tutte informazioni necessarie di fatto per essere inserite nei documenti. Dottore, mi perdoni, 5 minuti. Sì, ho finito. Faccio adesso una breve panoramica dei cruscotti, anche questa parte l'abbiamo verificata. Come dicevo, tutte le informazioni possono essere monitorate sia dal responsabile di struttura tramite un cruscotto operativo in cui ho le informazioni sugli obiettivi che ho in gestione, la percentuale di avanzamento, il Gantt delle attività, e sia tramite un cruscotto direzionale che permette al management, quindi al direttore amministrativo, direttore generale, rettore, prorettore, delegato, di verificare lo stato complessivo dell'intera organizzazione, quindi delle linee strategiche, degli obiettivi strategici, visualizzandolo sia sotto forma di grafici e sia sotto forma di numeri che danno indicazione di eventuali criticità oppure attività che si stanno svolgendo regolarmente, il tutto evidenziato con colori e numeri che danno le informazioni richieste. Io ho completato e passo la parola per le conclusioni al collega Piccione. Quindi tornando. Non c'è. Quindi riepilogando velocemente i vantaggi che abbiamo potuto vedere, siamo diciamo in una fase in cui abbiamo dematerializzato le fasi connesse al ciclo della performance. Quindi tutto quello che riguarda l'informatizzazione, la negoziazione degli obiettivi, la declinazione degli stessi in attività, la valutazione dei comportamenti e la relazione della performance. Vediamo anche che utilizzato come cruscotto gestionale permette ai nostri dirigenti di poter porre in essere le eventuali azioni correttive in modo tempestivo, e quindi diciamo che riusciamo ad utilizzare questo strumento per avere contezza in corso d'anno del grado di raggiungimento degli obiettivi agli stessi assegnati. Non tutto è stato però rose e fiori, ovviamente. Ci sono state resistenze al cambiamento,
Abbiamo avuto anche qualche, diciamo, complessità nell'introdurlo nelle strutture dipartimentali che, come ben sapete, sono delle realtà complesse, e inoltre abbiamo dovuto coinvolgere il personale in processi di comunicazione e di formazione. La nostra sfida è quella di utilizzare il sistema informativo come leva per introdurre il piano della performance nel nostro Ateneo, e quindi di creare uno strumento realmente utile che serva nel lavoro di tutti i giorni, visto come qualcosa che possa far tornare il piano della performance, come nella mente del legislatore, non solo un adempimento ma uno strumento pratico per raggiungere gli obiettivi e quindi veder concretizzare i risultati che tutti si attendono. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione.